Quello che è peculiare nella vicenda, perché abbiamo chiesto questa conferenza stampa, è che purtroppo uno delle persone indagate, sottoposta a misure cautelari, è un appartenente all'arma dei carabinieri. Io, inutile che sono qui a complimentarmi per l'attività svolta dagli appartenenti dell'arma, anche perché è stata una notizia che è stata veicolata dalla Procura Repubblica proprio dai carabinieri, nel solco di questa lunga tradizione, ormai sono 23 anni che sono qui in Procura a Teramo, che contraddistingue il comando provinciale dei carabinieri e tutti gli altri uffici del circondario, di questa reale collaborazione con la Procura della Repubblica, in un solco, in una tradizione di piena realtà. Quindi quello che voglio qui significare è che le indagini sono state appunto iniziate su situazioni che non erano inizialmente eclatanti, ma che comunque la sensibilità degli investigatori ha permesso comunque di attenzionare, no? Anche perché la particolare attenzione che si è sempre dedicata alla verifica dei comportamenti dell'arma ha permesso di individuare dei campanelli di allarme che ci hanno poi significativamente indirizzato nello svolgimento di attività investigative. E anche qui, nello svolgimento di attività investigative, non si è risparmiato nulla, perché noi abbiamo acceso i riflettori con 1000 watt di potenza, abbiamo lesinato nell'attività investigativa, svolgendo attività non soltanto captativa, sotto il profilo telefonico, quindi mediante intercettazioni telefoniche, ma anche attraverso attività di intercettazioni ambientali, attraverso l'utilizzo e un'installazione del GPS, attraverso anche l'installazione di telecamere. Quindi quello che è stato significativo è che non si è in nessuna maniera voluto trascurare alcun particolare, limitando l'attività investigativa a determinati settori, ma l'abbiamo effettivamente svolta a 360 gradi. Questo proprio perché in quel clima di collaborazione di necessità che certe situazioni richiedevano, noi non possiamo permetterci di avere pubblici ufficiali, in particolare ufficiali di polizia giudiziaria, che siano sospettati per un duplice motivo. Il primo è quello che se noi abbiamo situazioni che hanno rilievo penale, ovviamente maggiormente la nostra attenzione deve essere portata a verificare chi controlla, cioè i nostri controllori devono essere sicuramente massimamente persone cristalline, ma anche perché lasciare zone d'ombra non è sicuramente una situazione che può essere anche scomoda per la stessa persona che ne ha così formalmente individuata, anche perché ha tutta la necessità una persona che svolge attività di polizia giudiziaria di avere anche all'esterno una figura